artista e nobile. Parliamo insomma degli anni, non so, 70, anche la repressione del dissenso politico, diciamo, i movimenti, che ne so, di piazza che c'erano in quegli anni, venivano, diciamo, molto spesso criminalizzati per il solo fatto che si faceva, che ne so, una manifestazione di piazza non autorizzata. E veniva, diciamo, come devo dire, venivano applicate norme assolutamente poco democratiche, diciamo, no? E c'era un sistema processuale, voglio dire, antiquato, basato, insomma, su una non divisione dei ruoli tra le parti, eccetera. Aveva senso invocare un rispetto dei principi costituzionali, no? Successivamente, quando negli ultimi anni è andato in vigore un nuovo modello processuale, si è cercato di avvicinare al sistema giudiziario e processuale ai principi costituzionali. Si è continuato però a parlare, diciamo, di un deficit di garanzie nel processo. A volte questo, come devo dire, è anche vero, è anche possibile, perché possiamo fare una legge astrattamente bella, poi in concreto l'applichiamo male o vediamo che non funziona, è chiaro che ci dobbiamo porre il problema. Però l'uso che è stato fatto poi in alcuni anni di questo termine, facciamo l'esempio classico, insomma, dei reati dei colletti bianchi, quando a un certo punto è stata fatta una legge per cui si diceva che gli imputati dei reati di pubblica amministrazione non possono essere arrestati a differenza degli altri, beh, quello è un esempio di garantismo disuguale, cioè le regole devono essere uguali per tutti e devono essere una forma di garanzia per tutti. Oppure quando si dice perché noi siamo garantisti il processo deve durare 6 mesi, si dice una cosa che non ha senso, perché la garanzia non significa impossibilità di accertare il fatto, la garanzia significa accertamento del fatto secondo regole condivise che includano in qualche modo il destinatario della decisione nello sviluppo, diciamo, del processo. Quindi, insomma, per la verità, diciamo, il mio compito è stato quello, diciamo, di evidenziare una linea evolutiva storica di questa parola, che in sé e per sé resta la nostra, diciamo, pietra angolare, come potremmo dire. Cioè, noi che facciamo questo lavoro lo facciamo perché crediamo in una necessità di uno Stato democratico che sia capace di tutelare i diritti di tutti e soprattutto di tutelare la parte, diciamo così, debole del processo, che è l'accusato. Ma questo non significa, non deve significare impossibilità di accertare i fatti. I fatti vanno accertati perché purtroppo succedono. Se vivessimo, diciamo, in una, come devo dire, realtà in cui non succede mai niente, voglio dire, diciamo, ci potremmo anche consentire il lusso, diciamo, di un sistema processuale, diciamo, che in 6 mesi deve consumare, diciamo, tutte le sue energie. Ma purtroppo i fatti succedono. Succedono fatti di grande gravità e, diciamo, parlare di garanzie non deve significare, come devo dire, buttare a mare il momento di conoscenza nel processo. Questo è stato un pochettino, diciamo, il mio, come devo dire, contributo che ho cercato di dare a questo Una volumetto. domanda, sempre da cercando di astrarmi dalla posizione di avvocato, ma proprio di chi purtroppo, diciamo, molte informazioni su altri processi che non sono quelli che ovviamente tratto, li prende dai giornali o dalle televisioni. Non c'è il rischio che poi invece per alcuni garantismo sembri quasi solidarietà verso chi commette Come il no? reato, cioè la Questo è distorsione accaduto. della parola? Siccome abbiamo Come detto che le parole sono importanti, questo libro originariamente l'ho scoperto prima, non è che mi fossi informata, si si doveva chiamava Le chiamare, insomma, parole della le parole giustizia. della giustizia, però le parole in quanto tali sono, cioè, sono Sono importanti, le parole sono importanti. importanti, quindi il rischio che garantire, cioè, quello è un giudice garantista, è quasi dire quello è un giudice che va dalla parte Amico. dei delinquenti. C'è questo Assolutamente sì, rischio. nel senso che, come devo dire, la magistratura, se parli della magistratura in quanto tale, la magistratura chiaramente, come tutte, diciamo, le realtà umane, diciamo così, è fatta di Infatti, uomini. E quindi, io penso, per come, diciamo così, la vedo io, che se uno fa questo lavoro, ovviamente nell'ottica del giudice, ma anche nell'ottica del pubblico ministero, non è che poi cambi più di tanto, il pubblico ministero magari ha una maggiore ansia della scoperta, diciamo, no? E quindi, voglio dire, deve cercare, diciamo, di scoprire. Noi abbiamo più, come si suol dire, l'ansia della verifica, diciamo, no? E quindi dobbiamo cercare di capire se quell'ipotesi che è stata fatta è vera oppure no. Ma da questo punto di vista non c'è una grande differenza. Il definirsi garantisti, o, diciamo, cioè, è una,
come devo dire, per certi versi tautologico, nel senso che il processo si fa, l'ho detto all'inizio, perché bisogna applicare delle regole, perché è giusto applicare delle regole, perché se noi non credessimo nelle regole che applichiamo da un punto di vista del raggiungimento della conoscenza, noi voglio dire, non avremmo, diciamo così, nessun tipo di bussola. D'altra parte, se noi considerassimo il soggetto imputato già colpevole e quindi non avessimo un limite, diciamo, finalistico alla carcerazione preventiva, ci troveremmo completamente disarmonici rispetto ai principi costituzionali. È vero che, soprattutto però, ti dico, negli anni 70, anche all'interno della magistratura c'era una grossa, forse Antonio, diciamo, se lo ricorda me, anche meglio di me, c'era una grossa, oh no, Leggi anagrafica, anche se io pure non è che proprio sono un ragazzino. Ma comunque diciamo che c'era un conflitto soprattutto negli anni del terrorismo, no? Voglio dire, tra chi si faceva carico in qualche modo anche all'interno della magistratura di portare a termine determinati, diciamo, accertamenti, a volte anche, come devo dire, insomma, un po' forzando, diciamo così, l'interpretazione di certe condotte, no? Pensa al famoso caso del 7 aprile. Il teorema Calogero, così venne chiamato, cioè un giorno praticamente tutta l'autonomia operaia, diciamo, padovana, diciamo, venne arrestata, una bella mattina, insomma, compreso docenti universitari, diciamo, eccetera, eccetera, perché il teorema Calogero era che se tu andavi, adesso lo sto molto banalizzando, se tu andavi a predicare determinate cose da un punto di vista filosofico, eccetera, mettevi in atto un meccanismo che poi portava a lanciare le Molotov, cose del genere. Ecco, in quella vicenda, per esempio, un giudice garantista serio, che è stato poi uno dei padri, dei fondatori di Magistratura Democratica, che è Palombarini, fece all'epoca una sentenza, un'ordinanza di rinvio a giudizio, in cui distinse, come si suol dire, diciamo, il grano d'armadio, cioè fece una bellissima opera, diciamo, di distinzione tra le condotte che sono effettivamente, diciamo così, prodromiche ad azioni criminose e le condotte che erano invece semplicemente manifestazione del pensiero, per quanto, voglio dire, diverso, per quanto antagonista, eccetera, eccetera. Sui terreni su cui ci lavoriamo oggi, il discorso è diventato molto diverso, cioè si sono impadroniti, diciamo così, del termine garantismo in chiave di attacco all'azione della magistratura, settori della società che sono molto diversi, diciamo, dall'autonomia operaia, diciamo, del 79. Si sono impadroniti del termine garantismo, diciamo, come devo dire, insomma, cioè lo sappiamo, insomma, diciamo, i colletti bianchi di una certa area, di una certa, diciamo, cosa, eccetera, che stanno lì a dire che a volte, insomma, l'azione della magistratura è pretestuosa, è orientata, e io penso, voglio dire, è chiaro, insomma, fatte le dovute distinzioni, diciamo, ai dovuti casi patologici che pure ci possono essere. Io credo che l'azione della magistratura di per sé non sia, diciamo, orientata a nessun attacco di nessuno, sia semplicemente il frutto della complessità, diciamo, del nostro paese, diciamo, delle contraddizioni del nostro paese, dei problemi che il nostro paese si porta dietro, insomma, da tanti anni, e che qualcuno deve pur cercare, diciamo, di farvi fuori. È un compito a volte un po' ingrato, diciamo, soprattutto in certi settori, in certe aree, ma d'altra parte è il compito, diciamo, su cui abbiamo giurato fedeltà alla nostra Costituzione, diciamo.